Libricino del Muori 31. Matrono Cesiro, avevi detto finalmente Lothar. E ho capito, ma guarda quanto sto a legge. Pure il Sir Muorillion sta a vedere la carta. Na, fatevi degli ent. Lo sto a fa. Via! Da moglieretta, Niar. Via! Perché ricordiamolo, Temegawa Kokirology gli sta a occupa a casa, mentre un preoccupatissimo me lo li osserva. Capitol Hill è stato un flash mob pacifico guidato da Greta Thunberg. In petto a questo, Niar, sta botta dovrei pure correre oltre carzate. Non mi ci fa pensare. Sbrigati! Sgambetta via! Così mi sa de ciocca. Lo so che devo fa, non me lo devi di Kira. Ancora con questa storia! Dai! Ma mi prendi per il culo? A questo punto non serve essere il più grande investigatore del mondo. Serve non essere Matsuda. Oggi via qua, o sapevamo un tre, e guarda caso me sgamano. Non so di cosa parli, Moji è qua, ma vaffanculo dell'anime. Allora, io sospetto di te, e i testimoni di Kira mi rompono nella proprietà privata? Sai come finirà? Dovrò aprire il fuoco. This is a miracle. Attenzione, gravità Zeryuk. Non puoi vivere lì. Non posso permettere che questo accada. Ma le parole di Niar colpiscono Aizawa, che si reimbroccola. Aizawa, Giuda del nuovo mondo? Ma quello è Iscariota, Iscarota. Tu sei un broccolino. Insomma, che famo? Useremo l'eredità di L. Che vordi? Questo vordi! Niar make it rain! Popo ammazzette, ammazzettate Elidira. Più che eredità, la liquidità di L. Straordinari d'aprile! Cioè, ma gli ha tirato tutti i soldi che t'aveva lasciato? Sì. Tutti? Sì. Ma l'eredità di L non c'avevi in banca? Ce l'avevi tutta da una parte in casa? Sì. Dentro le scatole dei Lego? Sì. Ma del tipo che online non potevi comprare manco un Funko Pop, non c'avevi niente. Tutti qua? Sì. Oh, magari non lo ammazzo, ma almeno l'ho fatto diventare senza detto. Niar distrae la folla col cash. La strategia influencer Dubaier Trapper. Lil Mobile. I discepoli di Kira peccano. Preferiscono il vil danaro alla giustizia. Arrivano le guardie, i cellerini, e Niar si mischia tra loro in tenuta dread. Ma la legge sono io! La gnappetta vuole scappare dal burdel capitalista. Non posso nemmeno di Aide Aizawa debloccarli e controllarli, perché loro stanno là, no? Avendo pedinato Moji. Ci sono rimasto solo io e smart working. E perché? Perché sono smart. E Matsuda alla niente. Cosa che non è misa, non è abbastanza sveglia. Cheat. Mannaggia, so scemo. Per dire a Demegawa di dire ai facinorosi di bloccare le guardie anziché andare su nel cielo blu. C'ho delle scadenze, fanculo Sakura TV. Eccoli che passano. Dove stanno? E passano. Dov'è? Ma sarà quello più basso? La butto lì. Dove? Però mi sa che ho capito qual è. Qual è? Sì, ma pure se lo vedi, che cazzo cambia? Sono tutti coperti. Finiti. Yeah! E Aizawa, visto che non sta là, continua a spizzare. Aizawa, che cazzo vuoi? La smetti di imbruttirmi. So tre puntate che mi guardi male. Ma tu, guarda i sordi. Ma che è la spesa mensile media di un quindicenne per il pack opening Icon GGL Chisel Wheel? Quanti saranno? Beh, almeno 10 milioni. E quanto fai in mele? Ma rispondiamo, dai! Allora, ci sono molti fattori da considerare, come quello che il prezzo sarà inversamente proporzionale alla quantità comprata. Più ne compri, meno costeranno. Oh, vedi Matsuda, te l'hanno segnato un'accademia. No! Gli spacciatori! Ma famo un euro al chilo, che so 4-5 mele. Morale della favola, 50 milioni di mele. Ma pensandoci, se trovi uno che te vende 10 milioni di dollari in mele, te lo farà 10 centesimi a mela. Quindi molte di più. Disturbo? Qualche altro piano omicida in atto? Niar! Dove sei? In un posto assolutamente uguale a quello di prima. E come ha pagato? Come fai ad andare avanti? Come mangi ormai? Signore, sarebbe un'insulta alla vostra intelligenza, per quanto non la consideri granché, affermare ormai che L è fributa. Secondo L non sia Kira. Lo capirebbe anche un bambino. Questa è la battuta che può capire solo oggi. Nel manga, chi vuole combattere per la vera giustizia, me faccia sapere. Ciao! Ma ciao cosa? Che c'è? Ridacce Moji! Ah, è vero, in teoria ce l'avremmo ancora noi. Ma purtroppo è morto. È caduto dalle scale. Mobili!
morto così? No, è sopravvissuto! Ma poi tornava su e ricascava! Sto giocando, lo sai che mi piace giocare? Allora è vivo! No, è morto! Ma de schioppa core! È stato Kira! Ma lo vedi che è fico pure qua, tutte ste cose, tagli su tagli nella seconda parte! Ma perché? Ma com'è possibile? Mi si avrà fatto una cazzata? O Nier mi sta più a per lui? Vi lascio col vostro dolore! Sì, ma se ce lasci così con sta accusa che Light e Kira, mo che sedimo? Che imbarazzo! Aizawa beve per dimenticare. Stiamo per assistere a un bruttissimo caso di violenza domestica? Ai danni da creatura? No, Aizawa è bravo. Ma quanto è cresciuta poi? È quella di un po' di tempo fa, quando piangeva. Momento conscious, qua la musichetta. Light si rende conto che è giunto il momento della busta numero 3. Prendi il cellulare, che ti stanno chiamando. Chi è? Aizawa. Nia, prepara sti 30 denari. Regolette del muori! I bellissimi ricordi di morte e omicidi che te sei fatto grazie al libricino ti ritornano se riacquisti il possesso dello stesso. Il possesso. Oppure se lo tocchi, ma appena te ci stacchi, la violenza è sempre sbagliata. Lo ritocchi, è sempre sbagliata se la fate voi, perché solo io posso. Vabbè, ste cose le abbiamo viste poco tempo fa, oggi sagavamo con poco. Torniamo da Aizawa, che sniccia tutte le puntate prece premio a Slia Nier, anche se gliele dovrebbe dire de persona. Perché pure lui va a New York. Gli fanno fare il cosplay di Gojo Cyberpunk e lo portano a vederlo. Tutto tagliato, disacerbato. Ecco perché la scena struggle di Aizawa con la famiglia. Che potete tagliare un pochetto per mettere qualcosina, altri 10 secondi. Perché Aizawa pensa di andare a morire come Moji, martiri dell'utopia. Ma è anche il motivo per cui lo fa. E qui capisce pure perché Mello e Nier fanno di tutto per acchiappa Kira. Perché lui ha ucciso l'unica persona che ammiravano. Un po' come voi, che fareste di tutto per rendere giustizia a Ciro. E allora Aizawa si fida un po' di più e gli dice tutte cose, come il fatto che elle sospettasse di due persone e che Ciro poi gli fece il pezzo di Anna così. Ma il sospettato gli disse che non ci sono problemi, Ciro, non ci sono problemi. Anche perché pure fossero stati il primo e il secondo Kira, non avrebbero potuto fare una cippa uguale senza il libricino. Sì, avrebbe sparato un capoccio al figlio pure non fosse stato Kira. A chi? Secondo elle. Secondo elle? Chi è Tatiana? No, niente. Già, gli dice pure degli occhi del muori. E basta! Interessante, interessante. Ma perché Watari, anziché cancellare la cronologia di tutto, non gli ha mandato una copia a Nier che si è dovuto rimparare tutto da solo? E soprattutto, perché il contributo di Giovanni consiste solo nel fare da regino al telefono? Perché io ho le scatole dei dati in mano. Se ne lascio una, mi si sposta al baricentro, precipito. Cade! Neee! Ma lascia a sto poraccio le scatole dei dati. E quali sono i nomi desti due sospettati e DL Freebooter? Non te lo dico. Ho una dignità. Ma va a cagare! Ormai sei dentro con noi. Mica come Moji che è stato zitto, stoico per giorni. Come San Pietro. Come Sirius. Spia doppio giochista. Scarlett Johnson. Coda liscia. Giuda. Vabbè, andate. Andate. Adesso tornano Aizawa e Moji. Insomma, che hai capito? Tutto. L. Freebooter, Kira e il figlio di Ciro sono la stessa persona. E chi è questo? Che curriculum? Quante cose fa? Cioè, nel tempo libero tra tre mansioni giudica il mondo? Non è una cosa a tempo pieno? Dovrebbe essere perlomeno poliedrico. E mica solo quello. E come fai a saperlo? Perché quel rincoglionito non mi ha voluto dire il nome del secondo L, ma mi ha detto che il sovrintendente voleva uccidere il presunto Kira e poi togliersi la vita. E chi può essere allora? Ma che vuol dire? Quelli sono giapponesi. Te la torgono pure se saltano la fina per sbaglio al convini la vita. Magari è una cosa tipo faccio Arakira se uccido un innocente.
sì, ma questi sono 4-5 sospettati e in mezzo c'è il figlio. E ne amo. Ok, forse hai ragione tu. Aizawa, me l'ha pensata benissimo sta protezione dei nomi dei sospettati. E chi si sospettava del secondo Kira? La ragazza del figlio di Ciro. E ancora c'hanno i dubbi questi. Infatti Aizawa va a render conto a Light. Ao? O sai perché continua imbruttite? Perché sospettamo tutti di te. Io, Moji, Ide, Sillight, sei rimasto solo. Con Matsuda. How could this happen to me? E ho parlato pure con Nier. Tiè. E nei tuoi pieni diritti costituzionali. Infedele! Scus. Ti perdono, perché sono un dio generoso. Grazie. Allora, riscus, ma mo vado a invadere la tua privacy, rovistando dappertutto a casa tua senza mandato, per eventuali prove. Ok? Ok. Come mai Light sembra così tranquillo, mentre il cerchio dei sospetti e malo sguardi si stringe intorno a lui? Aizawa in cerca del libricino, capirai. Ma questi sarebbe bastato anche solo il cassetto delle prime puntate per fregarli. Cosa c'era dentro la busta numero 3? Ciao amici! Misa, questo è il tuo pigiama? Il tuo metterti comoda in casa? Con i tacchi e i centrini al collo? E il braccio fasciato? Cosa non ci dici, Misa? Cosa stavi facendo prima che arrivassimo, Misa? No, ma che comoda! Io ci vado a fare la spesa! Però, vestita così è impossibile che abbia il quaderno addosso. Ma chi lo dici? Magari se l'è scocciato sulle chiappe sott'agonna e fregati. Ma non è così! Che ce fate qua? Hanno piazzato una bomba a casa di L! E poi dite a me come sono vestita. C'è una bomba e venite voi due con lo spolverino. Senza protezioni, senza artificieri, attrezzature per far brillare l'ordigno. Cazzo, ma non era scema? Aumentano le possibilità che sia veramente il secondo Kira. Ma no, è una bomba all'idrogeno, elettrica, green, coi pannelli fotovoltaici. Può entrare una ZTL, non servono protezioni. Ah, volevo ben dire. La perquisa a casa de Misa. Perquisa, perquisa. Cerca Aizawa, cerca. Bravo. Che me levi la polvere dai sportelli. Ma ecco che riparte Kingdom Kira! Amatissimi sottoposti! Ho una sorpresona per voi! Guardate che abuso edilizio! Eco mostro! Stiamo tirando su! Per il nostro Kami! La Domus Kiraurea! Tutto grazie alle donazioni che avete fatto comprando il nostro Pandoro! Che non sarà mai d'oro quanto il nostro Kami! Fatte col... Mi querelano! Donazioni! Fatte col cuore! Da 1.000.000 di yen in su! Ce l'abbiamo pure messo il cuoricino! No. Ammirate l'interior design. Sto coglione se sta più a regolare. Perché dopo il piano busta numero 3, Misa non gli sta più a dare indicazioni. E lui ama Kira, sì, ma è anche figlio di sta società dove andare a Dubai è un traguardo. Quindi ama più i soldi. E dopo aver finito questo, ci hanno assunto per costruire il ponte. Aizawa e Mochi constatano che la casa di Light è più pulita di un bidet di un ipocondriaco. Ma comunque decidono di tenere d'occhio Misa. Che lei dei occhi, che capisce. Anche perché gliel'ha consigliato Nier, per cioccare il quaderno del secondo Kira, quello che opera. Se è ancora lui, lei, noi, voi essi, quel che opera. Nier già sospetta cose che stanno succedendo. E altro, leggi il manga. Quindi Aizawa rimane con Misa. No! Perché? Perché da carciofone eri più caruccio. Mo pari uno di quelli che sbrocca le poste. Parla bene e usa l'educazione, chiaro? Io sono il capo della polizia. Povero Aizawa, è brutto sentirsi rifiutati. E non te dicono nemmeno, ok, leggi il manga, ma qualcosa te la devo dire, che mentre Aizawa torna al quartier generale, chi lo pedina? Mello! Con Matt! Già se vede Matt! E chi è? Poi te lo dico quando lo presentano meglio. Perché lo presentano meglio, vero? Perché mi fai questo, seconda parte dell'anime? Perché? Ammirate quanto sono cool i miei men in Christ, in Kira! Mello, il più bello, i più popolari del liceo, se lo frequentassero. Ma come fa Mello ad essere aggiornato su tutte le news, movimenti di Nier e Light? Segue Sparlot? Pure, ma soprattutto...
fai, Matt? Stai attaccato ai radici di baccelli fatti. Ma c'è da scendere? Così Matt scopre tuo habitat light e vede Misa andare in giro con Moji, pensando che sia la ragazza sua. Cioè, dove sono tutte queste parti? Dove sono? Vabbè, quindi pure Matt e Mello fanno cose, vedono gente, indagano pesante. E Azawa torna al quartier General. Il gatto mi mozzica. Light, non abbiamo trovato nessun quaderno a casa tua. Beh, certo, me sono digitalizzato e non spreco de carta. Ah, ma intendevi il libricino del Muori? Temegawa si appresta a presentare i ministri di Kira. Ministri? Ma che è un golpe? Io non ho deciso un cazzo. Poi ministri mi sa tanto di democrazia, che non va molto d'accordo con l'utopia. È ora di ristabilire la teocrazia. Se solo qualcuno ci pensasse al posto mio. Ah. Ministro delle infrastrutture, Pier Frambeppe Carrellini. Guardate la dedizione! Ha infrastrutturato per il progetto! E tutti gli altri seguono il suo entusiasmo. Mentre un bellissimo uomo, c'è da dirlo, col capelletto spettinato sexy, si destreggia in mirabolanti acrobazie! Lui prende molto sul serio gli allarmi di fare esercizio ogni 40 minuti se rimani troppo seduto, mentre scrive sul libricino del Muori! Ma pure questo ce l'ha! C'è un quarto! Quinto! Kira in città! Sti quaderni stanno a diventare come i Super Saiyan! Raro raro! Mo c'è tutta una copisteria in giro! Ma ci sarà un altro Shiny Martin! Eliminato, bannato, schioppato! Ma che cazzo è successo? Kira ha sciolto le camere. Anche Demegawa spira. The Drago. E il Kira Palace. Ennesimo progetto che non vedrà mai la fine. Però così non può essere stato Light. E manco Misa. Vedi Aizawa, hai dubitato di me. Adesso fai come Giuda fino in fondo. Ecco una corda. Trovate un albero. Questo bellissimo signore è la busta numero 3. Mikami. Light ha detto a Misa di ammazzare più gente possibile con l'occhi del Muori e poi di rinunciare al suo libricino cuneiforme. Misa ha givappato ancora, quindi ha riperso gli occhi del Muori ancora e ha perso metà della sua vita e metà della sua vita. Non c'ha più la durata vitale, c'ha le frazioni. Risolvi l'equazione, poi ammazzami. È ancora troppo. Adesso però è una ragazza normale. Misa? Te sei chiusa? Dopodiché gli ho fatto manna a tutto. A un uomo che si batteva contro il degrado e il malgoverno. Cicalone! No! Teru Mikami! No! Ma questo è Taro Kagami! E voi direte, con sto cognome borderlineissimo, chi cazzo è? È il protagonista dell'episodio One Shot, pilota di Death Note. Taro è l'OG Kira. Un piccolo angelo tredicenne che trova il libricino. Tirato da chi? Sempre Ryuk. Lui non cambia mai, è la costante. Dell'episodio pilota ci si potrebbe fare uno specialino, come ho fatto con Minoru, in effetti. Giustizia per Minoru! Tra l'altro qui c'è pure la gomma della morte. Ormai c'è tutta una cancelleria del Muori. Quanti gadget questo quaderno? Non lo so, mettici pure il righello della morte, che ti fa ammazzare tutti in modo ordinatissimo. Comunque sei tu! Cresciutello! E infatti lo dice pure Obata, il disegnatore. Questo l'ho letto dopo, giuro. Vedi che ci capisco. Vabbè, è uguale. Teru Mikami, Taro Kagami, Kagami Kami. E infatti lo nota. Sapete perché ho scelto lui? Perché io sono bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, ex famiglia perfetta, fortuna, entusiasta, amore, talentoso, imparico, sono sei elegante, politico, obiettivo, atletico, comprensivo, prezioso, gentile, amato, critico, sognatore, a mille euro, rispettoso, premuroso, solitissimo, meritevole, accogliente, pragmatico, educato, previdente, perfezionista, trasformista, composto, paziente, ambivalente, limpido. Vado sempre forte, cazzo. È inutile, ce la faccio in un take. E estimatore del talento altrui. Light sa riconoscere la gente che vale.
come Mikami, un fervido sostenitore del dio, che Light sciocca mentre fa finta di indagare su Demegawa dopo l'incidente con Nia. Se ha scoperto Doabida, sicuramente sarà in contatto con Kira. Vero, vero. Ma come fa Nia a dubitare di te? Quindi è riuscito a cercare nuovi talenti davanti a tutti. Ha unito l'utile allo spregevole. Due piscioni con una fava. Due shinigami con un libricino. Dagli Light, che non perde corpi, che stiamo quasi alla fine, eh? Per esempio, ma che te fidi così? No, lo minaccia ovviamente. Ma con Mikami non serve, perché lui sta in bottissima con Kira. Sì, accettalo anche tu nel tuo cuore, prima che io te lo fermi. Mikami S. Tsukami. E se non te sta bene, muori. Bravo, che ha capito subitissimo cosa fare. I desideri del dio. Anche se Kira non è che mi parla. Chiamala trasmissione del pensiero, chiamala empatia, chiamala telepatia. Ma che cazzo vuoi? Prende l'iniziativa. Pure troppa iniziativa, si potrebbe pensare. Può davvero aiutarmi? Oh, già qui Light nota gli indizi della fine. Thank you.